Lo abbiamo sentito vicino al cuore, alle sofferenze, alle speranze di tante persone, Papa Francesco, vicino alla nostra diocesi che lo ha incontrato in una fredda mattinata di dicembre. Il sorriso e il calore della sua riconoscenza hanno dato un sapore speciale all'esperienza, vissuta con gioia ed entusiasmo da tanti pellegrini. Un Papa venuto quasi dalla fine del mondo, ma che è la fine del mondo. Il bambino di Betlemme, ci ha detto, ci porti energia spirituale nuova, capace di trasformarci il cuore. Abitiamo la storia come ha fatto Gesù, con i suoi limiti e i suoi drammi. Abbassiamoci e serviamo come veri cristiani. Nell'abbraccio finale, il silenzio del suo sorriso e la forza che si sprigiona da chi sa amare. Per quale motivo hai deciso di partecipare a questo pellegrinaggio? Penso che sia una cosa importante conoscere il nuovo pontefice della Chiesa e anche perché è una guida giusta per tutti noi. Cosa sei venuto a testimoniare a Papa Francesco? Allora, sono venuto a testimoniare perché cosa Papa Francesco è un Papa eccezionale, quindi l'amore e la fede che ho che gli voglio dimostrare è tanta, quindi ho portato anche una bimba di 6 anni, quindi sono contento e felice, molto emozionato di stare qui. Quanto è importante oggi crescere spiritualmente per affrontare il futuro? È importantissimo, soprattutto per me che sto vivendo una situazione molto brutta, come anche tanti giovani. Credo che la fede spirituale sia una cosa che ti possa mandare, cioè no, è la cosa che ti manda avanti. Pensi di questa esperienza dello spirito di oggi? Bellissima, sono proprio felice perché penso che mi darà un'armonia e serenità dell'animo. Oggi vorrei riflettere con voi sul Natale, Natale di Gesù, festa della fiducia e della speranza che supera l'incertezza e il pessimismo. E la ragione della nostra speranza è questa: Dio è con noi e Dio si fida ancora di noi. Ma pensate bene a questo: Dio è con noi e Dio si fida ancora di noi. È generoso questo Padre Dio, eh? Dio viene ad abitare con gli uomini. Sceglie la terra come sua dimora per stare insieme all'uomo e farsi trovare là dove l'uomo trascorre i suoi giorni, nella gioia o nel dolore. Egli ha scelto di abitare la nostra storia come è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi. Così facendo, ha dimostrato in modo insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le creature umane. Egli è Dio con noi. Gesù è Dio con noi. Il grande regalo del bambino di Betlemme, un'energia spirituale ci porta lui, un'energia che ci aiuta a non sprofondare nelle nostre fatiche, nelle nostre disperazioni, nelle nostre tristezze, perché è un'energia che riscalda e trasforma il cuore. Per essere simili a Lui, noi non dobbiamo metterci al di sopra degli altri, ma anzi abbassarci, metterci al servizio, farsi piccoli con i piccoli e poveri con i poveri. Ma è una cosa brutta quando si vede un cristiano che non vuole abbassarsi, che non vuole servire, un cristiano che si pavoneggia dappertutto. È brutto, eh? Quello non è cristiano, quello è pagano. Il cristiano serve, si abbassa. Ce lo ha ricordato lo stesso Gesù, che avrà nutrito, accolto, visitato, amato uno dei più piccoli e dei più poveri tra gli uomini, avrà fatto ciò al Figlio di Dio.
Rosa, ci descrivi il Papa in tre parole? Dio con noi. Qual è il gesto che più ti è piaciuto di questa bellissima giornata di oggi? L'umanità grande che lui dimostra con la gente. Può bastare un pellegrinaggio come questo per farci crescere interiormente, secondo te, oppure i frutti li dobbiamo costruire poi, dopo? Allora, certamente è importante, un pellegrinaggio del genere lascia un segno indelebile nei cuori delle persone che amano il Signore. Chiaramente tutto ciò bisogna portarcelo dentro e nelle nostre parrocchie. Gaetano, che cosa significa per te vivere e fidarsi di Dio? Significa darmi una speranza, una forza interiore per poter andare avanti contro le avversità giornaliere. Papa Bergoglio e la sua vicinanza con la gente, quanto è nuova per te questa cosa e che emozione ti dà nel cuore? Questo Papa mi ha dato una sensazione molto profonda, molto sentita, a differenza, vabbè, non dico che gli altri non siano stati da meno, però anche lui particolarmente è molto vicino alla gente, alle persone. La storia siamo noi. Oggi voi come Zampognari che storia avete scritto qui a San Pietro? Abbiamo scritto una nuova tappa, un'altra tappa, cioè di una lunga storia iniziata 20 anni fa, perché noi la prima volta che siamo venuti a suonare in Vaticano in presenza del Papa è stata nel 1994, per cui quest'anno noi compiamo il ventennio. Per la circostanza ho scritto un libro anche a nome dei miei amici, io sono Antonio Romano, il gruppo si chiama Zampognari di Boiano, anche di Franco e Fernando e Daniele, ho scritto un libro dove raccontiamo questa storia, una storia stupenda, straordinaria, non ricercata ma costruita dalla provvidenza, perché tutto nacque nel 1994 come una mera casualità, ma poi noi abbiamo letto tutto questo in chiave di fede e abbiamo potuto constatare che è stato per noi un bel dono della provvidenza. Quindi noi per molti anni siamo venuti alle udienze natalizie di Papa Giovanni Paolo II, poi con Benedetto XVI e quest'anno la prima volta anche con Papa Francesco. Che cosa è importante per noi? Perché è importante per noi questo avvenimento? È importante perché dal Papa attingiamo quella energia, quella forza, quello spirito necessario per poter esercitare anche attraverso l'umile attività del suono della zampogna, soprattutto nel periodo natalizio, una piccola missione apostolica, nel senso che noi ci sentiamo come i pastori di Betlemme, annunciatori del Natale, che invitano le persone a riscoprire la presenza di Dio che si è incarnato nella storia.